Il cateterismo vescicale è una manovra di competenza infermieristica. Presentiamo il suo obiettivo. Il cateterismo vescicale consiste nell'introduzione con posizionamento provvisorio permanente di un catetere sterile in vescica per via transuretrale a scopo diagnostico, terapeutico, evacuativo. Esistono due tipi di cateterismo. Il cateterismo a intermittenza, dove si introduce un catetere diritto monouso il tempo necessario per vuotare la vescica. Quando la vescica è vuota, si rimuove il catetere. Esso può essere ripetuto a seconda delle necessità. Un catetere a permanenza resta posizionato per periodi di tempo più lunghi, sino risulti necessario, e possiede un piccolo palloncino gonfiabile che circonda il catetere appena al di sotto della punta. Quando è gonfio, il palloncino si ancora a livello del collo vescicale, mantenendo in loco il catetere. In questo video sarà trattato principalmente questo tipo di cateterismo. A seconda dell'impiego al quale è destinato, il catetere vescicale presenta caratteristiche ben precise. Il calibro. L'unità di misura del catetere è la scala di Charrière, ricordando che un Charrière è uguale a un terzo di millimetro e corrisponde al diametro esterno del catetere stesso. La scala colore dei cateteri, riconosciuta a livello europeo, è un metodo facile e congeniale per identificare mediante un codice colore le dimensioni del catetere usato. Ad esempio, il catetere con la via di colore verde è un catetere di diametro uguale a 14 Charrière e quindi circa 4,62 mm. Il calibro del catetere deve essere scelto in base alle dimensioni dell'uretra del paziente, ma anche dal tipo di urine. Per quanto riguarda le dimensioni dell'uretra, si fanno le seguenti distinzioni. In genere si preferisce per i bambini un catetere da 8-10 Charrière, per gli uomini 14-16 Charrière, mentre per le donne 12-14 Charrière. Riguardo al tipo di urine, generalmente si preferiscono calibri minori, come 12 e 14 Charrière, per urine chiare senza sabbia o senza sedimento e senza ematuria. Per urine leggermente torbide, in assenza di sabbia o presente in modesta quantità ed ematuria lieve senza coaguli, si preferisce un calibro di 16 Charrière. Un calibro ancora maggiore, ad esempio il 18, per urine che presentano sabbia, sedimento in elevata quantità ed ematuria con coaguli. Vediamo ora i tipi di materiali di cui è composto il catetere. I cateteri in PVC sono poco costosi ma utilizzati poco e più che altro nei cateterismi intermittenza, poiché sono rigidi, disagevoli e si incrostano facilmente. I cateteri in lattice siliconato sono morbidi, flessibili e confortevoli, consigliati per i cateterismi a breve termine. Il silicone 100% è un materiale altamente biocompatibile con la mucosa uretrale, resistente alle incrostazioni e ipoallergenico, utilizzato per i cateterismi a permanenza a lungo termine. Rispetto al lattice siliconato, è meno flessibile. Esistono vari tipi di estremità prossimale e conferiscono al catetere un diverso utilizzo. La punta Nelaton è arrotondata e rettilinea, con due fori contrapposti, utilizzata per i cateterismi nella donna. La punta Mercier è arrotondata con angolatura 30-45 gradi, con uno o due fori di drenaggio, utilizzata per i cateterismi maschili in caso di ritenzione urinaria e ipertrofia prostatica. La punta Thiemann è a forma conica, rettilinea o con angolatura di 30 gradi, utilizzata in caso di restringimento dell'uretra. La punta Kuveler dispone di un foro a becco di flauto e di due fori laterali, utilizzata dopo interventi chirurgici urologici o per emorragia vescicale. In particolare, i cateteri a permanenza si distinguono in base al numero di vie. I cateteri a due vie, o Foley, possono avere punta Nelaton o Thiemann,
con due fori contrapposti a 2-3 cm dall'estremità. Una via è destinata al drenaggio di urina, l'altra, quella colorata, al gonfiaggio del palloncino. I cateteri a tre vie, o Dufour, dispongono della punta Cuvelair. Oltre alle due vie tradizionali, è presente una terza via, che è destinata all'irrigazione continua a sistema chiuso. Questa immagine semplifica e sintetizza i concetti spiegati. Le sacche del catetere generalmente hanno una capienza di 2 litri di urina, sono trasparenti e graduate per consentire l'osservazione. Sono provviste di un rubinetto per lo svuotamento. Esso viene accuratamente ripiegato all'interno di un'apertura presente nella sacca stessa, per evitare che entri in contatto con il pavimento o comunque con altre possibili fonti di contaminazione. Di una porta per il prelievo dei campioni, e di un gancio per ancorarle ad un supporto, ad esempio letto, carrozzina, barella. L'inserimento del catetere vescicale è indicato nei seguenti casi. Nel cateterismo intermittente esistono varie motivazioni che portano al suo utilizzo, ad esempio la riduzione del dolore da distensione vescicale, il cateterismo come mezzo di decompressione, la raccolta del campione di urine sterili, esecuzione di test di funzionalità vescicale per la vescica neurologica nei pazienti con lesione spinale. Per quanto riguarda il cateterismo a permanenza, si distinguono due tipi di cateterismo in base alla durata di permanenza del catetere. Il cateterismo a breve termine viene utilizzato per ostruzione acuta delle vie urinarie, gravi casi di macroematuria e penuria per evitare il tamponamento vescicale, presenza di ostruzione dell'uretra da parte di coaguli, misurazione della diuresi in pazienti critici ogni 1-2 ore, irrigazioni vescicali continue o intermittenti. Quello a lungo termine per ritenzione urinaria grave, rash cutanei, ulcere o ferite a rischio di contatto con le urine, incontinenza urinaria, solo se è impossibile usare metodi alternativi quali condomi e pannoloni. Paziente in fase terminale per migliorare il comfort. Il cateterismo vescicale non è una manovra esente da complicazioni, in quanto invasiva. Le infezioni del tratto urinario, urinary tract infection, rappresentano le patologie infettive di più frequente osservazione in ambito comunitario e ospedaliero. I microrganismi causa di UTI possono far parte della flora esogena, da contaminazione delle attrezzature usate per il cateterismo attraverso le mani del personale, di fonti endogene, a livello dell'area periuretrale. Tra i principali fattori che favoriscono lo sviluppo di UTI associati a cateterismo, in sigla CAUTI, vi è la facilità di contaminazione del catetere. Nonostante le garanzie meccaniche del tratto urinario dell'uomo contro le infezioni microbiche, esistono organismi specifici in grado di colonizzarlo, che prendono nome di uropatogeni. Da una revisione sistematica si è rilevato che nella patogenesi delle infezioni del tratto urinario sono coinvolti principalmente due agenti batterici gram-negativi eziologici, Escherichia coli e Proteus mirabilis. Entrambi fanno parte della famiglia dell'Enterobacteriaceae, microrganismi di origine enterica. Le strategie che gli uropatogeni sfruttano per infettare le vie urinarie sono due. La via extraluminale, da inoculazione diretta durante l'inserimento del catetere, o tardiva da microrganismi che risalgono il film mucoso tra catetere e uretra. La via intraluminale,
dove i batteri migrano in vescica a seguito della manipolazione del sistema del catetere, quindi sacca di drenaggio o sistema di drenaggio chiuso. Una volta saldamente attaccate alla superficie del catetere o dell'uroepitelio, i batteri iniziano a mutare, replicare e formare microcolonie che alla fine maturano in biofilm. Un biofilm è una vera e propria barriera alla penetrazione degli antibiotici, formato da un accumulo di microrganismi e dei loro frammenti di acido nucleico all'interno di un mezzo muco polisaccaridico. Più lungo è il tempo di permanenza del catetere, maggiore sarà la tendenza di questi microrganismi a sviluppare il biofilm. La durata della cateterizzazione è quindi il più importante fattore di rischio per lo sviluppo di una batteriuria associata a cateterizzazione. Vediamo adesso come si attua la prevenzione delle infezioni del tratto urinario associate a catetere. Bisogna valutare innanzitutto se permangono i motivi della cateterizzazione. Se permangono, è importante fare un appropriato uso del catetere vescicale, con riferimento alle principali indicazioni cliniche relative al suo utilizzo. In particolare, cateterizzare solo se necessario. Utilizzare un catetere di piccolo calibro. Mantenere il sistema di drenaggio chiuso ed evitare scollegamenti del sistema. Evitare irrigazioni di routine. Mantenere un buon flusso di urine. Evitare movimenti o trazioni uretrali tramite il fissaggio del catetere. Garantire un'igiene periuretrale di routine con acqua e sapone. Osservare giornalmente colore e limpidezza delle urine e riferire i cambiamenti. Rimuovere appena possibile il catetere. Importantissima rimane l'igiene delle mani, pre e post manipolazione del sistema. Se non sussistono i motivi, valutare le alternative alla cateterizzazione a permanenza, che prevedono ad esempio negli uomini l'utilizzo del catetere di drenaggio esterno, condom, e il pappagallo. Nella donna, l'urinale da donna. Il pannolone. L'utilizzo dei cateteri uretrali a breve termine per ridurre il rischio di lesioni da pressione. E ancora, cateterismi a intermittenza nei pazienti con vescica neurologica o con ritenzione acuta o postoperatoria, allo scopo di ridurre le batteriuria e le cauti. Verranno mostrate in seguito le principali tecniche e manovre infermieristiche che ruotano attorno al cateterismo vescicale a permanenza. In particolare parleremo della tecnica di inserimento del catetere vescicale a permanenza, sia a uno che a due operatori, della rimozione del catetere, dell'esame urocolturale da catetere vescicale. Passiamo ora alla descrizione della tecnica di inserimento del catetere vescicale a permanenza a un operatore. Per l'inserimento del catetere vescicale a permanenza, i materiali occorrenti sono sapone antisettico, guanti monouso, telino sterile per creare il campo sterile, kit da catetere sterile monouso, catetere vescicale di calibro adatto al paziente, sacca di drenaggio delle urine, cerotto di carta o di seta, carrello di appoggio, contenitore per i rifiuti urbani. Il kit da catetere sterile viene utilizzato nella tecnica ad un solo operatore, poiché riduce notevolmente i tempi di preparazione del materiale sterile ed esecuzione della tecnica stessa. Evita inoltre il cambio dei guanti sterili. I materiali previsti nel kit sono due paia di guanti sterili,
due telini sterili, di cui uno fenestrato, soluzione antisettica, batuffoli di cotone idrofilo, garze sterili, lubrificante con lidocaina sterile monodose e siringa sterile pre-riempita di fisiologica, pinza sterile, e un sacchetto dei rifiuti, utile per gettare i rifiuti se il kit viene utilizzato al domicilio. Innanzitutto occorre identificare il paziente tramite la cartella clinica o infermieristica e controllare la corretta prescrizione dell'esame. Informare la persona assistita correttamente sulla procedura per diminuire lo stato d'ansia e rendere la procedura meno disagevole. Entrando in camera occorre provvedere alla privacy della persona assistita, facendo attenzione a chiudere bene la porta, invitare altre persone strane presenti in camera ad uscire e posizionare il separé. Dare all'assistito l'opportunità di eseguire l'igiene personale perineale, assisterlo se necessario. Invitare il paziente ad assumere la posizione supina per permettere la visualizzazione del meato urinario. Per la donna, posizione supina con le gambe flesse. Per l'uomo, posizione supina con le cosce lievemente abdotte. Eseguire un accurato lavaggio sociale delle mani per evitare la contaminazione del materiale e prevenire le infezioni crociate. L'infermiere si deve posizionare alla destra del paziente se destrimano, alla sinistra se mancino. Prima di inserire il catetere, occorre preparare il materiale che dovrà essere in seguito utilizzato. Preparare il campo sterile sul carrello d'appoggio. Aprire il vassoio della cateterizzazione mantenendo la sepsi. Aprire la confezione del catetere vescicale. Aprire la confezione del sacchetto di raccolta. Eseguire il lavaggio antisettico delle mani. Indossare i guanti sterili. Stendere un telo sterile sotto i glutei della persona. E un telino sterile in modo che la finestra esponga il meato urinario. Aprire il lubrificante sterile e porlo su di una garzina. Imbevere per metà i batuffoli di cotone con la soluzione antisettica. Aprire la confezione sterile del catetere. Successivamente, gonfiare il palloncino con la siringa pre-riempita per controllare eventuali difetti del pallone.
aspirare tutto il liquido nella siringa. Connettere il catetere alla sacca di raccolta chiusa. Vediamo la tecnica eseguita su un uomo. Con la mano non dominante, prendere il pene a 90 gradi rispetto al corpo. La mano non dominante deve rimanere in questa posizione fino a che il catetere non è stato inserito. Se il paziente non è circonciso, retrarre il prepuzio per visualizzare il meato urinario. Eseguire la manovra di disinfezione del meato urinario, prendendo i batuffoli con pinza sterile. Pulire il meato urinario dall'alto verso il basso con un movimento circolare dal meato alla base del pene. Gettare il batuffolo di cotone. Ripetere questa operazione 3 o 4 volte. Con la mano sterile, afferrare il catetere approssimativamente a 7-8 cm dalla punta e lubrificarlo nel gel di lidocaina al 2%. A questo punto, l'infermiera è pronta per l'inserimento del catetere vescicale. Inserire delicatamente il catetere nell'uretra per circa 20 cm, fino a che le urine non siano uscite. Se si avverte resistenza, aumentare leggermente la trazione sul pene, portandolo in posizione orizzontale e chiedere al paziente di spingere un poco come per mingere. Mantenere il catetere in posizione con la mano non dominante e con l'altra gonfiare il palloncino di ritenzione con la siringa preriempita. Controllare il posizionamento del catetere tirandolo delicatamente. Vediamo il cateterismo nella donna. Porre la mano non dominante sulle piccole labbra e dilatarle delicatamente per esporre il meato urinario. La mano non dominante deve rimanere in questa posizione fino a che il catetere non è stato inserito. Usando la mano sterile, prendere con la pinza sterile i batuffoli di cotone imbevuti di soluzione antisettica. Pulire il meato urinario con un solo passaggio dal meato verso l'ano e gettare il batuffolo di cotone. Ripetere questa operazione 3 o 4 volte. Con la mano sterile, afferrare il catetere e lubrificarlo nel gel di lidocaina al 2%. Inserire delicatamente il catetere nell'uretra, approssimativamente 5-6 cm, fino a che le urine non siano uscite, chiedendo alla donna di compiere lenti e profondi respiri. Se non compaiono urine, controllare se il catetere è in vagina. In tal caso, lasciarlo in sede per indicare dove non inserire un altro catetere. Ricordiamo che il meato urinario femminile si trova posizionato tra il clitoride e l'orifizio vaginale. Osservare la fuoriuscita di urine e inserire di altri 2,5 cm il catetere per essere sicuri che si invescica. Con la mano dominante, gonfiare il palloncino di ritenzione con la siringa preriempita. Controllare il posizionamento del catetere tirandolo delicatamente. Se si avverte resistenza o il paziente riferisce dolore, interrompere il gonfiaggio, riaspirare il liquido e far avanzare il catetere di altri 2-3 cm prima di gonfiare nuovamente il palloncino in vescica. Attaccare la sacca di drenaggio al bordo del letto,
assicurandosi che il tubo non faccia delle anse o che le spondine non interferiscano con il sistema di drenaggio. Non lasciare la sacca sul pavimento. In questa manovra l'importante è mantenere il flusso di drenaggio senza ostruzioni. Per questo la sacca di raccolta delle urine va tenuta sempre sotto il livello della vescica, per evitare il flusso delle urine nella vescica stessa. Inoltre, ricordarsi di infilare il rubinetto di svuotamento della sacca nell'apposita apertura presente sul bordo inferiore della sacca stessa, per evitare contatti con il pavimento. Assicurare il catetere con un cerotto largo 2,5 cm all'interno della coscia, lasciandolo abbastanza morbido, in modo che non tiri quando si muove la gamba. Aiutare la persona ad assumere una posizione comoda. Smaltire i rifiuti e rieseguire il lavaggio delle mani con acqua e sapone per 40 secondi. Documentare in cartella il motivo del cateterismo, data e ora del posizionamento. Tipo e dimensione del catetere, sistema di drenaggio utilizzato, volume del residuo di urine, eventuali problemi durante la procedura, data prevista di rimozione del catetere. Vediamo adesso la stessa tecnica effettuata da due operatori. Il materiale previsto in questo caso è sapone antisettico, guanti monouso, guanti sterili, due telini sterili, di cui uno fenestrato, garze sterili, clorexidina soluzione, catetere vescicale di calibro adatto al paziente, sacca di drenaggio delle urine, siringa sterile da 10 ml, soluzione fisiologica da 10 ml, lubrificante idrosolubile sterile monouso, cerotto di carta o di seta, carrello di appoggio, contenitore per i rifiuti urbani. Non è previsto in questo caso l'utilizzo del kit sterile da catetere, in quanto la tecnica viene eseguita da due operatori, il cui ruolo verrà spiegato in seguito. Identificare il paziente tramite la cartella infermieristica. Informare la persona assistita correttamente sulla procedura. Provvedere alla privacy della persona assistita. Dare all'assistito l'opportunità di eseguire l'igiene personale perineale. Assisterlo se necessario. Il primo operatore è colui che esegue la tecnica in maniera asettica. Esegue infatti il lavaggio antisettico delle mani. Indossa i guanti sterili. Il primo operatore si deve posizionare alla destra del paziente se è destrimano, alla sinistra se mancino. Il secondo operatore è colui che collabora nell'esecuzione della tecnica ponendo il materiale sterile con tecnica no touch al primo operatore. Il secondo operatore aiuta o invita il paziente ad assumere la posizione supina, ricordando le differenze viste prima tra uomo e donna. Predispone il materiale sul carrello d'appoggio. Esegue un accurato lavaggio sociale delle mani ed indossa i guanti monouso non sterili.
Il secondo operatore pone i teli sterili al primo operatore, il quale li posiziona in modo che sia consentita l'esposizione del meato urinario. Il secondo operatore porge le gazze sterili al primo operatore e vi versa il disinfettante evitando la contaminazione. Il primo operatore esegue l'antisepsi dei genitali, con le differenze viste in precedenza tra uomo e donna. Nell'uomo, il secondo operatore ritrae il prepuzio, afferra il pene sotto al glande. Il primo operatore utilizza la garza imbevuta di antisettico per disinfettare il pene, iniziando dal meato verso la periferia, con moto circolare. Lasciare l'ultimo tampone in sede. Nella donna, il secondo operatore ritrae accuratamente le grandi labbra per esporre il meato uretrale. Il primo operatore disinfetta l'area dal clitoride verso l'ano, usando ad ogni passaggio una nuova garza sterile. Come prima, lasciare l'ultimo tampone in sede. Il secondo operatore indossa un nuovo paio di guanti puliti. Il secondo operatore apre la confezione del catetere in modo che il primo operatore possa prenderlo in maniera sterile. Apre la confezione della sacca di drenaggio e la porge al primo operatore, che la connette al catetere e la poggia sul campo sterile. Il secondo operatore prende la siringa da 10 ml, opportunamente riempita di fisiologica, e verifica la tenuta del palloncino di ritenzione, evitando di contaminare il catetere vescicale. Il secondo operatore fa cadere su una garzina sterile il lubrificante monodose sterile. In seguito, il primo operatore lubrifica il catetere a 7-8 cm dalla punta. Nella fase seguente, l'attore principale è il primo operatore. Nell'uomo, con la mano non dominante, rimuovere la garza imbevuta di antisettico e sollevare il pene a 90 gradi rispetto al corpo del paziente. Con la mano sterile, inserire delicatamente il catetere nell'uretra per circa 20 cm. Porre il pene in posizione orizzontale se si avverte resistenza. Nella donna, rimuovere la garza imbevuta di antisettico, dilatare le grandi labbra e con la mano sterile inserire delicatamente il catetere nell'uretra approssimativamente di 5-6 cm, fino a che le urine non siano uscite, chiedendo alla donna di compiere lenti e profondi respiri. Osservare il flusso di urine e inserire il catetere di altri 2,5 cm. Mantenere il catetere in posizione con la mano non dominante. Il secondo operatore interviene per gonfiare il palloncino di ritenzione con la siringa piena di soluzione fisiologica. Controllare il posizionamento del catetere tirandolo delicatamente.
Se si avverte resistenza o il paziente riferisce dolore, interrompere il gonfiaggio, riaspirare il liquido e far avanzare il catetere di altri 2-3 cm prima di gonfiare nuovamente il palloncino in vescica. Le operazioni a seguire sono effettuate dal secondo operatore. Il secondo operatore si occupa di ancorare il drenaggio sotto il piano vescicale, ripiegando il rubinetto per evitare i contatti col pavimento e di fissare il catetere alla coscia del paziente. Aiuta la persona ad assumere una posizione comoda. Smaltisce i rifiuti. Entrambi gli operatori si lavano le mani. In seguito, documentare in cartella il motivo del cateterismo, data e ora di posizionamento, tipo e dimensione del catetere, sistema di drenaggio, data prevista di rimozione del catetere. L'operatore che lavora senza kit e la catetere dovrà disporre sul carrello del sapone antisettico, guanti puliti, 3 telini sterili di cui uno per creare il campo sterile, un'arcella, una siringa da 10 ml, soluzione fisiologica, garze sterili, lubrificante monodose sterile, soluzione antisettica, catetere vescicale di calibro appropriato per il paziente, sacca di drenaggio, 2 paia di guanti sterili, cerotto di carta o di seta e ancora il contenitore dei rifiuti. L'operatore esegue il lavaggio sociale delle mani. Prepara il campo sterile e dispone il materiale in maniera asettica. Prima di indossare i guanti sterili, l'operatore deve aspirare la soluzione fisiologica con la siringa da 10 cc e porla all'interno di un'arcella, separatamente dal campo sterile. Deve inoltre posizionare i telini, uno sulle cosce del paziente in prossimità dei genitali e un altro in modo che sia esposto il miato urinario. Se non è reperibile un telo fenestrato, creare un foro piegando il telo a metà e strappandolo manualmente al centro. Ricordarsi di mantenere la sterilità. L'operatore esegue il lavaggio antisettico delle mani e indossa i guanti sterili. Connette il catetere alla sacca di drenaggio. E lubrifica la parte terminale a circa 7-8 cm dalla punta. Esegue l'antisepsi dei genitali.
Ripetere la manovra 3 o 4 volte, cambiando ogni volta la garza. A questo punto l'operatore rimuove i guanti ormai contaminati ed indossa un nuovo paio di guanti sterili. Con la mano sterile afferrare il catetere precedentemente accordato con la sacca ed effettuare l'inserimento del catetere vescicale. Osservare la fuoriuscita di urine . Prendere la siringa precedentemente riempita di fisiologica e concludere la procedura gonfiando il palloncino. Assicurarsi che il catetere sia in sede, tirandolo delicatamente. Ancorare la sacca del catetere sul bordo del letto, al di sotto del livello della vescica. Assicurare il catetere con un cerotto largo 2,5 cm all'interno della coscia, lasciandolo abbastanza morbido, in modo che non tiri quando si muove la gamba. Smaltire i rifiuti, rieseguire il lavaggio delle mani e documentare la procedura in cartella. Ricordiamo che, per operatori esperti, è possibile eseguire l'antisepsi del meato urinario prendendo le garze sterili con guanti puliti, prendendole dagli angoli ed evitando di contaminarne il centro con le mani. Gettare le garze e i guanti nel contenitore dei rifiuti urbani. Eseguire il lavaggio antisettico delle mani, indossare i guanti sterili ed eseguire la tecnica di inserimento del catetere vescicale a permanenza come mostrato precedentemente. Vediamo ora le azioni previste per la rimozione del catetere vescicale a permanenza. In questo caso i materiali previsti sono guanti monouso, telino di protezione per il letto, siringa sterile da 10 ml, garze non sterili, carrello di appoggio, contenitore per i rifiuti urbani. Identificare il paziente tramite la cartella infermieristica. Informare la persona assistita correttamente sulla procedura. Provvedere alla privacy della persona assistita. Invitare o aiutare il paziente ad assumere la posizione supina, ricordando le differenze viste prima tra uomo e donna. Eseguire un accurato lavaggio sociale delle mani ed indossare i guanti monouso non sterili. L'infermiere si posiziona alla destra del paziente se destrimano, alla sinistra se mancino. Eseguire il clampaggio del catetere. Il clampaggio previene la raccolta delle urine nel catetere e la loro uscita nel letto dopo la rimozione. Studi recenti affermano che non è necessario clampare i cateteri a permanenza prima della rimozione. Inserire la punta della siringa senza ago nella valvola per il gonfiaggio del palloncino e aspirare tutto il liquido presente. Chiedere all'assistito di fare un respiro profondo. Mentre l'assistito espira, afferrare il catetere, tirarlo e rimuoverlo con delicatezza, avvolgendo la punta con le garze non sterili. Aiutare l'assistito a pulire e asciugare i genitali, se non autosufficiente.
In seguito, misurare l'urina nella sacca di drenaggio. Controllare la presenza di biofilm e/o incrostazioni sulla punta del catetere. Smaltire i rifiuti e rieseguire il lavaggio delle mani con acqua e sapone. Informare il paziente che è necessario controllare la quantità di urina prodotta con la prima minzione. Documentare in cartella data e ora di rimozione del catetere, la sua integrità, il colore e la limpidezza delle urine, l'orario del primo svuotamento. Vediamo ora come si esegue l'esame sul campione di urine. L'obiettivo è ottenere un campione di urine non contaminato per analisi di routine o studi diagnostici che includono colture e antibiogrammi. Per il prelievo di urine dal catetere vescicale a permanenza, i materiali occorrenti sono guanti monouso, garze sterili, soluzione antisettica. Siringa sterile da 10 ml e ago da siringa sterile. Contenitore sterile per il campione di urine. Sacca da protezione biologica per campione di urine. Contenitore rigido dei rifiuti per lo smaltimento dei taglienti. Contenitore per i rifiuti urbani. Verificare la prescrizione medica e identificare l'assistito. Spiegare al paziente la procedura, la finalità del prelievo e l'assenza di dolore e di discomfort. Provvedere alla privacy del paziente tirando le tende e chiudendo la porta. Posizionare l'assistito in modo che il catetere sia accessibile. Un'ora prima del prelievo, clampare con un morsetto il tubo appena sotto la porta di prelievo. La porta di prelievo è posta in prossimità del raccordo della sacca di drenaggio con il catetere vescicale. Sono necessarie urine fresche per un risultato accurato dell'esame. Eseguire il lavaggio sociale delle mani ed indossare i guanti puliti. Vediamo ora come si effettua l'esame. Pulire la porta di aspirazione del tubo di drenaggio con soluzione antisettica a base di clorexidina. Lasciarlo agire per 20 secondi e, se necessario, asciugare. Aspirare nel punto di prelievo almeno 10 ml di urina sterile con siringa sterile e ago sottile. Rimuovere l'ago dalla porta di prelievo e trasferire le urine nel contenitore sterile di raccolta delle urine. Nel trasferimento delle urine nel contenitore è importante non toccare l'interno del contenitore con la siringa, altrimenti l'esame perde di valore. Smaltire la siringa con l'ago nel contenitore dei rifiuti taglienti. Preparare il campione di urine da consegnare in laboratorio. Disporre il campione di urine all'interno del sacchetto di protezione biologica. Riaprire il flusso del catetere. Se si sospetta un'infezione, gettare il contenitore del prelievo di urine nel contenitore dei rifiuti infetti. Rimuovere i guanti e lavare le mani con acqua e sapone. Esistono altri metodi di prelievo più sicuri rispetto a quello appena visto. Alcune case produttrici di sacche di drenaggio, riguardo al prelievo di urine, danno come indicazione l'utilizzo della siringa senza ago,
introducendo nel tappo di gomma il cono della siringa. Trasferire le urine raccolte nel contenitore sterile di raccolta delle urine. Preparare il campione di urine da consegnare in laboratorio. Un altro metodo di prelievo consiste nell'utilizzo del sistema Vacutainer. L'operatore prepara il sistema raccordando ago e camicia e lo inserisce nella porta di prelievo. A questo punto è possibile connettere al sistema la provetta da prelievo di urine per l'urocoltura. Inoltrare la richiesta in laboratorio di microbiologia entro un'ora. Se non è possibile, conservare il campione raccolto ad una temperatura di 4 gradi in frigo per un periodo massimo di 48 ore.